impastato due volte, due schiacciatine di carne, due mini hamburger. Buongiorno, stamattina dopo aver fatto un po' di ufficio, risposto un po' alle mail varie, ai contatti WhatsApp e ai commenti vari, sono uscito abbastanza tardi oggi, sono circa le 10:30, le 11. Giornata soleggiata, differente rispetto a quella di ieri che era abbastanza nuvolosa, anzi abbiamo beccato anche un po' di pioggia. Stiamo dirigendo in direzione Battery Park, comunque sud di Manhattan. Vediamo cosa ci riserva la giornata di oggi. Ragazzi, questa è una bestia enorme. Andiamo nel nostro solito supermercato sotto casa. Sotto casa. Sotto la nostra base qui a New York, sempre tantissimi snack, snackini, e quindi stiamo prendendo un po' di cose da mangiare perché la giornata sarà lunga. Abbiamo prenotato anche, anzi non ve lo dico, non voglio spoilerare, non ve lo dico cosa abbiamo prenotato, e continuate a seguire il video. Magari se non l'avete ancora fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un like, attivate la campanella come solito per poter ricevere tutti gli aggiornamenti quotidiani. No, scherzo, non faccio ancora daily vlog e non penso di farli perché comunque sono veramente pesanti. Colgo l'occasione per salutare il carissimo Efrem, sto seguendo molti dei suoi consigli. Efrem Lamessa, vi lascio il link in descrizione al suo canale, bravissimo ragazzo. Ciao Efrem. Alla fine abbiamo scelto di prendere questi due tramezzini, c'è una specie di tacchino all'interno, a $5.49, ed è uno. Poi stiamo prendendo questi quattro paninetti al costo di $5.99, Swiss Sliders, vabbè, questi qua. E poi un'altra cosa che ancora non so, stiamo scegliendo, forse prenderemo anche questi, perché ieri abbiamo preso questi che erano abbastanza buoni, $4.99, Chicken Caesar. In realtà ci sarebbe anche questa insalata un pochettino più salutare di tutti quei panini, però abbiamo bisogno di carboidrati perché stiamo facendo tantissimi passi, tipo ieri abbiamo fatto 23.000 passi, l'altro giorno 18.000, quindi ogni giorno stiamo consumando veramente tanta energia. Mi intrigano tantissimo queste insalate, magari le prenderemo per questa sera. Abbiamo pensato di prendere anche un po' di mandorle, quindi almonds senza sale, magari ne prendiamo due, costano 99 centesimi, quindi $2, se sono utili in viaggio, danno quella piccola energia per affrontare la giornata. Ci sono anche quelle salate, ma le preferisco senza sale. Abbiamo pensato di prendere anche un pacco da 6 barrette energetiche, costano $4.99. Ho visto che quelle singole costano tantissimo, quindi abbiamo preferito prendere il pacco. Non vi nascondo che queste carni, questi salamini, ogni volta che ci passo mi intrigano e vorrei magari prendere. Questa è la carne essiccata, magari prima di partire ne prendiamo qualcuna da assaggiare. C'erano addirittura anche ma se le inventano tutte, questi stick con formaggio e salame di vario gusto naturalmente. Beh, vabbè, vedremo. Facciamo una solita sosta per prendere l'espresso di Starbucks, in mancanza d'altro dobbiamo accontentarci di questo. Purtroppo costa $3 l'espresso e bisogna chiederlo, perché comunque sul menu, almeno io non l'ho mai visto, ho guardato più volte ma non riesco a leggere l'espresso, quindi lo chiediamo ai ragazzi.
piccola sosta per il caffè e già che rispondiamo sempre a qualche email. Siamo da Starbucks, quindi utilizziamo la connessione gratis e devo dire molto veloce. Siamo sempre nel centro di Manhattan, siamo a Times Square, nei pressi di Times Square. È un po' chiassoso, purtroppo non ho portato le Bose che ho lasciato, le cuffie Bose che ho lasciato in albergo, però mi arrangerò lo stesso. Caffettino appena preso, eccolo qua. Mignon ristretto. Invece poi abbiamo preso una novità, che è un caffè con latte di avena, zucchero, mi sa anche cinnamon. Cinnamon? Cosa? No, mi sa. Ho tolto il coperchio, questo è a nome di Siria. Allora, questo è il caffè. Chiaramente il bicchiere è un po' grande, ma il caffè è tutto quello, diciamo, alla fine. $3. Prima metro del giorno di oggi. Naturalmente devo cercare la mascherina. Sembra questa. E naturalmente mi ero smarrito. Downtown Brooklyn. Siamo sulla 42esima. La finale c'è buttato oggi. NBA? Up down at the Bronx. Uptown at the Bronx. Cerchiamo di imparare almeno a leggere. Ellis Island, Staten Island. Ecco come va cucinata la carne, con la crosticina sopra, crosticina sotto e in mezzo bella cruda.
Così dicono poi, Andiamo a vedere The Charging Bull, la carica del toro. Una statua totalmente in bronzo che, se non erro, è stata donata da uno scultore italiano alla città di New York. Non vorrei dire sciocchezze, magari scrivete nei commenti se avete notizie più precise delle mie. Naturalmente tutti a farsi la foto. Il rito vuole che bisogna fare la foto toccando le balls come buon auspicio, come portafortuna. Quindi tutti fotografano il toro dalla parte posteriore, toccando appunto il portafortuna del toro. Eccoli lì a fare la fila. Questa è l'altra faccia del toro, diciamo il fronte, donato, come dicevo prima, dall'architetto italiano naturalizzato negli Stati Uniti, De Modica. Praticamente lì c'è il toro, l'hanno messo in un angolo, in un'isoletta, diciamo, dove c'è un bivio, e qua ci sono tutti i signori che vendono i tori di tutte le dimensioni. Quello dietro è il toro. Sta facendo... Salvo. È comunque un pezzo d'Italia. Naturalmente c'è sempre l'altra faccia di tutto questo lusso in giro. Macello! Questa che vedete sulla mia destra è la stazione centrale, Grand Central Station. Questo è il famoso ponte.